madre Sede Antichetti, che per motivi legati al suo servizio non ha potuto essere qui presente di persona, ma c'è col cuore. Questo appunto non le ha impedito di farsi comunque vicina a tutti voi con questo messaggio che ora vi leggerò. Rivolgo un caloroso saluto a quanti siete convenuti oggi per questo ritrovo di tutti gli ex studenti della scuola Padre Luigi Tezza, al chiarissimo professor Marco De Spirito, coordinatore della struttura didattica, al chiarissimo professor Giuseppe Alcovito, coordinatore emerito che purtroppo per problemi di salute non è potuto essere presente, un saluto a tutto il corpo docente, ai carissimi studenti ed ex studenti, collaboratori, personali della scuola e dell'ospedale, alle carissime sorelle, amici, benefattori e tutti presenti. Seppure impedita ad essere oggi presente, è con grande gioia che mi unisco a voi in questa significativa ricorrenza del 40° anniversario della scuola Padre Luigi Tezza, che, nata come scuola per infermieri professionali nell'anno 1983, oggi è sede del corso di laurea in infermieristica, in convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, che dal 1997 ci ha dato la possibilità di continuare la formazione professionale in ambito universitario. Altrettanto provvidenziale è la circostanza che vede questa celebrazione del 40° della scuola Padre Luigi Tezza chiudere il centenario della sua nascita al cielo ed inserita nella settimana in cui la reliquia del Beato Luigi Tezza sosta in questo ospedale, passando tra i malati e gli operatori sanitari, tra il personale dei diversi servizi, gli studenti tirocinanti e tra le sorelle della comunità religiosa, come un padre che tutti benedice nel nome del Signore. Lui che era solito esclamare: l'ospedale è il mio vero paradiso in terra. Desidero quindi formulare i miei cari e più cordiali e affettuosi auguri a tutti, e in modo speciale a voi, ex studenti, cui questo pomeriggio è dedicato e che siete i veri protagonisti di quanto andiamo commemorando. Il programma prevede un excursus in cui verranno percorse le tappe significative di questi 40 anni, come un cammino che ha visto i passaggi e la crescita della professione infermieristica in un contesto che è stato per voi una fucina che vi ha forgiati e vi ha fatti divenire dei professionisti della cura amorevole e competente, così come ci ha insegnato San Camillo de Ledis. Questo è il fine della scuola: formare le 100 braccia della carità di San Camillo de Ledis ed assistere gli infermi come lo farebbe una madre amorevole verso il suo unico figlio infermo. Le direttrici che nel corso degli anni si sono succedute nella direzione del corso, i docenti, i tutor e i collaboratori a vario titolo, e successivamente la fondamentale presenza dei professori universitari, coordinatori del corso, hanno portato avanti la stessa missione, arricchendola con le proprie doti e carismi personali e preparando i futuri infermieri ad assistere gli ammalati in un sistema sanitario in continua evoluzione, in una società in rapida trasformazione, dove però l'unica cosa che non cambia mai e di cui la persona sofferente avrà sempre un vitale bisogno è l'essere trattato da persona. E questo si traduce in una cura attenta, diligente, vigilante, amorevole, che previene ed intuisce i bisogni anche non espressi, appunto una cura materna. Questo ci insegnano e ci chiedono San Camillo e Padre Tezza,
e questo vogliamo continuare a fare perché è il messaggio evangelico che desideriamo annunciare. Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno dei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me. Gli esiti della formazione che avete ricevuto, accettata e fatta vostra, li avete vissuti poi nei vostri percorsi professionali di lavoro. Sono riecheggiati nelle corsie degli ospedali e nelle testimonianze dei malati di cui vi siete presi cura. Ed oggi li racconterete ai giovani studenti che hanno scelto di intraprendere il vostro stesso cammino affinché siano incoraggiati ad andare avanti e a non lasciarsi abbattere dalla fatica e dalla difficoltà. Permettetemi un ricordo a tutte le persone che sono state importanti e significative nella storia di questa struttura formativa. Le superiori generali che mi hanno preceduta, Madre Serafina e il suo consiglio, che hanno fortemente voluto questa scuola, Madre Laura Biondo, che l'ha personalmente diretta per 17 anni, le superiori della comunità religiosa dell'ospedale, Suor Terenzia, Suor Ubertina, Suor Romana, Suor Flor e oggi Suor Merlin, i docenti medici e infermieri, nonché le sorelle che specialmente nei primi anni del suo sviluppo hanno dato un grande contributo nella formazione teorica e tecnico-professionale, le direttrici, i collaboratori, i benefattori e tutti gli studenti. Molte di queste persone non sono presenti, molte gioiscono con noi dal paradiso vedendo i frutti di quanto hanno seminato, molte altre sono lontane geograficamente ma vicine con l'affetto. Tutte le generazioni di studenti sono nel cuore delle figlie di San Camillo e quindi nel cuore dell'Istituto. Vorrei aggiungere un doveroso ma sincero ringraziamento all'Università Cattolica del Sacro Cuore, rappresentata dai magnifici rettori che si sono succeduti in questi 26 anni, a cominciare dal professor Adriano Bausola, il professor Sergio Zaninelli, il professor Lorenzo Ornaghi, fino all'attuale in carica, il professor Franco Anelli, cui vorrei far giungere il nostro deferente saluto per il tramite del professor Marco De Spirito, al quale chiedo la gentilezza di farsi portavoce della nostra riconoscenza. Come ai nostri presidi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ai professori docenti del corso, ai responsabili amministrativi e collaboratori dei servizi agli studenti. Senza dubbio, la firma dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha dato e dà tuttora prestigio a questa sede ed è senza dubbio un biglietto da visita per tutti i giovani che scelgono di fare qui la loro formazione infermieristica. La collaborazione con l'Università Cattolica ci ha dato la fondamentale possibilità di continuare a formare gli infermieri secondo i valori e principi del cristianesimo, a promuovere lo sviluppo di ogni sapere secondo una concezione della scienza posta al servizio della persona umana, come recita il codice etico dell'Università Cattolica. E su questo solido fondamento abbiamo potuto inserire lo specifico della formazione camilliana. Per concludere, rivolgo un sincero ringraziamento a Sor Silvio Drago e a tutto lo staff per l'organizzazione di questo evento commemorativo che si concluderà con la celebrazione eucaristica il prossimo 6 ottobre, in cui offriremo a Dio il nostro ringraziamento per tutti i benefici concessi in questi 40 anni di attività e di vita e a cui tutti siete invitati. Un saluto e un augurio tutto speciale di buon lavoro alla nuova direttrice delle attività formative e professionalizzanti, la dottoressa Anna Rubini, segno concreto di vicinanza e condivisione dei valori con l'Università Cattolica, unitamente ad un grazie per la sua personale disponibilità.
Un applauso di coraggio. Un augurio di buon cammino agli studenti in corso e ai nuovi ammessi. Mentre un applauso. Anno accademico, che il Beato Padre Principessa interceda per voi le grazie necessarie per il vostro cammino di formazione. Avanti con coraggio. A tutti voi che avete aderito all'invito di vivere insieme questo anniversario, il mio più cordiale ringraziamento. Buona festa. Formato generazioni di infermieri con la prospettiva di insegnare loro non solo a fare l'infermiere ma soprattutto a essere infermiere. La vostra dedizione allo studio della teologia e alla conoscenza dei padri fondatori della professione infermieristica come San Camillo de Lenis, padre Luigi Tezza e Santa Madre Giuseppina Vannini è una preziosa eredità che continuate a diffondere. Auguro alla scuola padre Luigi Tezza ogni successo e alla vostra comunità di continuare a essere un punto di riferimento nel mondo della salute. Grazie. Dottoressa Rubino, docenti che siete presenti, studenti e studentesse, vi auguro un buon pomeriggio. Sono ovviamente estremamente lieto di trovarmi qui oggi e celebrare un traguardo molto importante per questa scuola, cioè i 40 anni dell'apertura della scuola per infermieri Padre Luigi Tezza. Adesso qualcuno ancora non forse qualcuno mi conosce, visto che questa scuola ha una storia molto lunga, io sono un padre di spirito, sono un professore di Università Cattolica, ma soprattutto del motivo per cui sono qui, sono coordinatore di questo corso di laurea da ormai 12 anni, che è stato un preoccupato. Questo è un momento di profonda riflessione, gratitudine e celebrazione in cui rendiamo omaggio a una storia di dedizione, impegno e servizio alla comunità. Importante questo capitolo perché il contributo che ha dato questa scuola e questa istituzione è importantissimo sul territorio e anche fuori dal corpo. 40 anni fa, il 1 ottobre 1983, si è aperta la scuola infermieristica e immagino che nessuno poteva prevedere l'impatto che avrebbe avuto sia sulla sua comunità che anche in generale sul mondo dell'infermieristica, perché poi molti di voi studenti siete cresciuti, avete cominciato a lavorare nel mondo professionale, in tanti ospedali, ma anche a partecipare a istituzioni formali, come per esempio l'ordine degli infermieri che poi si è costituito nel tempo. Inizialmente questa era una scuola infermieristica, quindi tutti gli studenti ricevevano una formazione di alto livello e cura dei pazienti nell'assistenza sanitaria. Poi negli anni le innovazioni della pratica clinica, le innovazioni tecnologiche hanno avuto degli impatti importanti sulla formazione, sulla tecnica e sulla professione infermieristica e questo naturalmente ha avuto un effetto anche sull'aspetto di formazione. E quindi le scuole infermieristiche sono diventate prima una nuova realtà che si chiamano diplomi universitari e che hanno dei corsi strutturali tenuti questi corsi da docenti universitari e anche da specialisti ospedalieri che in qualche modo si affiancavano alle attività che oggi chiamiamo tirocinio professionalizzato. Io peraltro ho cominciato la mia carriera di docente insegnando proprio in uno di questi corsi, forse nel primo anno in cui ero un diploma universitario, quindi per lì ho cominciato a insegnare un corso di laurea. Però quello che è importante è che qualche anno dopo il Ministero dell'Istruzione ha voluto che l'infermieristica diventasse una vera e propria disciplina universitaria e ha stabilito l'istituzione dei corsi di laurea in infermieristica. Questo ha avuto un grande impatto naturalmente su tutte le sedi, quindi l'Istituto Filippo San Camillo, come ricordava prima Madre Zerba, ha stretto una collaborazione con l'Università Cattolica per trasformare questa scuola infermieristica in un vero e proprio corso di laurea che è diventato uno dei 7 ormai corsi laurea paralleli che fanno parte della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Cattolica di Sacro Cuore.
E ovviamente questo cambiamento non è stato un tonso, ci sono state molte difficoltà, ma hanno rafforzato la nostra missione di formare professionisti e infermieristica qualificati, preparati ad affrontare le sfide complesse della sanità moderna. E una delle pietre angolari di questo successo naturalmente è la collaborazione che ha stretto questo corso di laurea con due istituzioni sanitarie. Uno era l'ospedale Vanini e l'altro il Policlinico Gemelli. Questi partenariati hanno ampliato l'opportunità di apprendimento dei nostri studenti e hanno contribuito a plasmare la nostra identità. Il corso di laurea è profondamente impegnato nella formazione di professionisti che ormai sono perfettamente in grado di contribuire ad una pratica clinica di alto livello, così come ci ha ispirato gli insegnamenti di padre Luigi Tessa. In particolare vorrei ricordare l'ospedale Vanini perché gli studenti svolgono sostanzialmente la maggior parte delle loro attività professionalizzanti lì, tanto perché in questo contesto culturale in cui viviamo, in questo quartiere, ha dato un contributo importantissimo e con un servizio veramente impagabile per la comunità. E al tempo stesso offre ovviamente agli studenti la possibilità di svolgere questi tirocini in un ambiente che promuove, che ha sicuramente cura di alta qualità, insieme però alla compassione. E questo è un aspetto molto importante su cui noi intendiamo molto come corso di laurea. E le cure prestate ai nostri studenti all'ospedale non solo sono state una parte essenziale della loro formazione, ma tutti ci aspettiamo, ma hanno svolto anche un impatto positivo sulla vita di innumerevoli pazienti. E quindi questa collaborazione è stato un evento chiave anche per profondare la nostra scuola, è stato un dare a avere uno scambio continuo, tutti i docenti che sono passati che hanno insegnato qui e venivano dall'ospedale sicuramente hanno avuto un contributo importantissimo a questo corso di laurea. E chiaramente oltre alle istituzioni sanitarie quindi siamo profondamente grati, devo ringraziare tutto il corpo docente, i professionisti ospedalieri, lo staff tecnico e amministrativo e anche tutti gli studenti che negli anni si sono avvicendati e hanno dimostrato, ciascuno ovviamente per il proprio ruolo, una dedizione straordinaria all'insegnamento, al servizio e all'apprendimento. Questo è importante perché al di là di quanto può essere blasonato, rinomato all'università, chi fa la differenza sono le persone. E noi abbiamo la fortuna di aver avuto un gruppo eccezionale che ha lavorato veramente istantaneamente in questi anni per elevare il livello di questo programma di infermieristica che offriamo anche agli studenti. Ora volevo fare un piccolo passaggio istituzionale ma anche personale perché volevo ringraziare il professor Arcomito. Oggi non è presente, ma l'azienda l'ha ricordato, purtroppo è anziano e ha un po' di difficoltà di movimento, ma ci teneva anche lui moltissimo a partecipare a questo evento, ma purtroppo non ce l'ha fatto. Ciononostante, il Covid, che tra l'altro è stato il mio maestro, ha guidato questo corso di infermieristica sostanzialmente dalla sua fondazione tra 10 anni, in prima di me e poi dopo sono intervenuto. Il suo contributo è stato importante perché ha avuto, al di là dell'impegno che ha profuso per questa istituzione, una visione e che ha contribuito in modo direi significativo al successo di questo programma, definendo delle basi importanti su cui voglio che tutti gli altri siamo intervenuti, ci abbiamo lavorato sopra. Quindi grazie professor Raffaello, grazie di nuovo per la mia confidenza. Lo vedo, ma non sento nessuno, ma lo vedo. Allora senti, noi ascoltiamo te, raccontaci qualcosa, da quanto tempo che manchi dall'Italia? Molto piacere. Tanto con me, tanto, però lo vorrei che tutti gli studenti che sono diventati grandi. Questa è la telecamera, qua. E che di autorità accademica, di bianchi, tutti presenti, docenti, studenti.
studenti, ex studenti, tutti voi, tante sorelle che hanno studiato anche nella scuola Padre Luigi Tessa. E direi che in questi 40 anni questi studenti si sono succeduti alla scuola Padre Luigi Tessa, ma anche alla scuola di Padre Luigi Tessa. Ho passato alcuni giorni riflettendo su cosa dirvi sulla figura del Beato Luigi Tessa. Chissà quante cose avete sentito su di lui, visto che siete in maggioranza appunto studenti, ex studenti e comunque frequentatori di questa realtà Tessa Bambini. O chissà quante cose avete sentito ma non avete ascoltato, può darsi. E mi sono venuti in mente alcuni aspetti della personalità e della vita del nostro Beato che forse possono illuminare la nostra e vostra professione e missione infermieristica. Questa scuola nasce con il suo nome, Padre Luigi Tessa, non solo perché noi soli dobbiamo piazzare il nome dei nostri fondatori dovunque, ma perché questa persona ha qualcosa da dire a chi sceglie di venire a studiare in questa sede. Innanzitutto una brevissima sintesi della sua vita. Allora, Luigi Tessa nasce a Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, il 1 novembre 1841. Rimane orfano di padre, che era un medico, all'età di 9 anni. Si trasferisce da Venezia a Padova con la mamma e lì entra in contatto con i religiosi camigliani. All'età di 15 anni Luigi entra nell'ordine dei ministri degli infermi, o comunemente chiamati camigliani, mentre la madre fa il suo ingresso in monastero tra le visitandine. Diventerà monaca con il nome di Suor Francesca Camilla. Nel 1858, all'età di solo 17 anni, Luigi emette la professione religiosa e nel 1864, a soli 23 anni, con dispensa per difetto di età, è ordinato sacerdote. È tutto molto precoce nella vita di Luigi Tessa, la scelta, la decisione, la dedizione totale al servizio del prossimo. Egli ha imparato presto a fare grandi ed importanti scelte, ma ha imparato anche a rinunciare. Padre Luigi Tessa, fin da giovane, coltivava nel suo cuore un sogno, essere missionario, portare Gesù ai lontani, ma ha saputo rinunciare a questo sogno per un valore considerato da lui più grande, l'obbedienza ai propri superiori religiosi. Prima camigliano, diceva lui, e poi camigliano missionario. Eppure la sua vita è stata sempre un continuo movimento. Nel 1869 viene chiamato da Verona a Roma e nominato maestro dei novizi. Due anni dopo, nel 1871, è inviato in Francia, dove ricopre incarichi di responsabilità, diventando il provinciale nel 1877. Nel 1889, tante date, vero, ma importanti, viene nominato consultore, procuratore vicario generale, deve pertanto rientrare a Roma, dove incontra Giuditta Bagnini, la futura Santa Giuseppina Bagnini, insieme alla quale nel 1892 realizza la missione per cui si sente ispirato, trasfondere nelle donne lo spirito di San Camillo, nella convinzione che la donna possieda quelle doti di sensibilità e di cuore che il santo di Bucchianico, San Camillo de Lelis, richiede ai suoi figli per l'assistenza agli infermi. Nasce così la congregazione delle figlie di San Camillo.
Ma mentre l'istituto andava sviluppandosi, padre Tezza nel 1898 rientra in Francia come superiore della casa di Lilla e nel 1900 è inviato in Perù come visitatore apostolico per riformare la comunità camigliana di Lima, separata dall'ordine da oltre un secolo. Il suo incarico è ad tempus, ma per volere del delegato apostolico della Santa Sede, Monsignor Gasparri, che considerava il Tezza un uomo ispirato da Dio e provvidenziale per Lima, vi rimane per 23 anni fino alla sua morte, avvenuta il 26 settembre 1923. Padre Luigi Tezza è stato beatificato nel 2001 da Giovanni Paolo II, oggi santo. Ed è significativo che il 40° anniversario della scuola avvenga in concomitanza alla celebrazione del centenario della morte del beato Luigi Tezza. E quale messaggio può lasciare oggi a noi e a voi la vita del Tezza? Un primo messaggio, un primo aspetto possiamo cogliere nella sua stessa vita, ossia dalla scelta di dedicarsi a Dio nell'ordine dei camigliani, il cui carisma è la dedizione agli infermi, anche con il rischio della vita, servendo il malato come una madre cura il suo unico figlio infermo. Ed è questo un po' la mission della scuola padre Luigi Tezza. Un secondo aspetto possiamo definirlo di collaborazione, mi spiego meglio. Al beato Luigi Tezza si deve l'idea di entrare nel mondo socio-sanitario ed è questa una novità in assoluto per l'ordine camigliano e ciò avviene durante il periodo francese del suo ministero. Fin dall'inizio, come sappiamo, i camigliani si erano sempre dedicati al servizio completo del malato, con dedizione e amore totale, mai però nella gestione e amministrazione di un'opera. Sarà la grande apertura del nostro beato alle nuove forme di assistenza, alle nuove modalità di collaborazione anche con i laici, ad aprire orizzonti ancora non esplorati per il carisma di San Camillo. L'apertura di una comunità camigliana a Lilla in Francia, collegata direttamente con l'Università Cattolica di quella città, segna l'inizio di questo nuovo percorso. L'Università, volendo formare dei veri medici cattolici, aveva in progetto di aprire due dispensari nei quali accogliere i malati poveri e dove i professori della facoltà avrebbero prestato assistenza e consulenza medica o medicine gratuite alla presenza degli studenti. Uno di questi dispensari destinati all'accoglienza degli uomini sarebbe stato affidato ai camigliani che si prendevano cura dei malati, assistendo i bisognosi con cure ambulatoriali. Mancava però la parte femminile che si prendesse cura delle donne. Ed è in questo contesto che nasce l'idea della fondazione della Congregazione delle Figlie di San Camillo, come collaboratrici in questo movimento di carità e di rinnovamento anche per tutto l'ordine camigliano. L'università, la formazione, l'assistenza, la collaborazione. Quest'idea intensa porta poi in Perù, dove i camigliani avevano trascurato la vita comunitaria, la vita religiosa, ma l'assistenza ai malati mai. Un terzo aspetto che possiamo cogliere nella vita del Tezza è la compassione verso tutti. Oltre al servizio negli ospedali, definito da lui il mio vero paradiso in terra, con la visita quotidiana e l'amministrazione dei sacramenti, proseguì l'assistenza ai malati nelle case private. Mai si stancò di visitare gli ammalati, i poveri,
di correre ai capezzali dei moribondi. Una testimone racconta che quando nella sua famiglia entrò un'infermità molto maligna ed era da tutti abbandonata, il padre Tessa, senza paura di contagio, assisté tutti gli ammalati. Un ultimo messaggio proviene della reliquia del beato Luigi Tessa. Il 40° anniversario della scuola coincide felicemente con il passaggio della reliquia del beato Luigi Tessa nella struttura ospedaliera Madre Giuseppina Vanini. Un documento del Dicastero per le cause dei santi così recita: le reliquie della Chiesa hanno sempre ricevuto particolare venerazione e attenzione, perché il corpo dei beati e dei santi destinato alla risurrezione è stato sulla terra il tempio vivo dello Spirito Santo e lo strumento della loro santità. E cosa potrebbe dire questo agli operatori sanitari? Il corpo, oggetto quotidiano delle vostre cure, non è un oggetto ma un soggetto. È per noi cristiani anche tempio vivo dello Spirito Santo. Il malato con il suo corpo sofferente merita tutta la nostra attenzione e il massimo rispetto. Ed è per questo che la vostra e nostra professione non è solo una professione, ma è anche una missione. Una grande vocazione che richiede una preparazione scientifica fondata su una grande umanità. Un binomio importante, mente e cuore, mani e cuore a servizio di chi soffre. Avete una grande e ardua missione, ma non siete soli, non siamo soli, perché il beato Luigi Tessa è con voi, con noi e accanto a voi. Vi guida e vi benedice, e ne sono anche certa, vi ringrazia per quello che siete e quello che fate ogni giorno della vostra vita nella cura a tutti gli ammalati. Grazie a tutti per l'ascolto. Signori e signore, buonasera. Siamo qui convenuti per commemorare i 40 anni di apertura della scuola Padre Luigi Tessa, proprio nell'anno centenario della nascita al cielo del nostro beato. 1923-2023. Era il mese di ottobre nell'anno 1982 e precisamente il 24 febbraio, quando il Consiglio Generale dell'Istituto Figlie di San Camillo, presieduto dall'allora Superiora Generale Madre Serafina Dalla Porta, deliberava l'apertura in Roma della scuola per infermieri professionali annessa all'ospedale generale di zona Madre Giuseppina Vanini, dedicandola al nostro amato fondatore, il beato padre Luigi Tessa, nel 59° anniversario della sua morte. È da sottolineare che fin dalle sue origini l'Istituto ha avuto a cuore la formazione dei suoi membri, soprattutto quella infermieristica, a partire dalla madre fondatrice, Santa Giuseppina Vanini, e poi dalle prime sorelle che conseguirono il diploma presso la scuola San Giuseppe in Roma. Successivamente, molte altre religiose sono state formate presso la scuola per infermieri, diretta dalle Suore della Misericordia, accanto all'ospedale San Giovanni di Roma. Più tardi l'Istituto ha provveduto all'apertura di scuole per infermieri, in Italia come all'estero. L'intento è sempre stato quello di unire alla carità anche competenza e qualità nell'assistenza ai malati. Da molto tempo però serpeggiava negli animi il desiderio di dar mano e cuore alla fondazione
di una nuova scuola per ampliare il campo della formazione delle 100 braccia della carità volute dal Santo Padre Camillo proprio nella città eterna, dove l'istituto aveva avuto i natali nel 1892. Ed ecco che, ritenuti ormai maturi i tempi, si intraprese l'iter procedurale per concretizzare l'antico sogno. Esperite le necessità pratiche, il 22 febbraio 1983 la Superiora Generale Madre Serafina Dalla Porta inoltrava alla Regione Lazio la domanda finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione dell'apertura in Roma di una scuola per infermieri professionali. Il 4 giugno successivo giungeva l'autorizzazione provvisoria che consentiva di pubblicare il bando di concorso per l'ammissione al primo corso di infermieri professionali della Regione Lazio. Il 2 settembre dello stesso anno il Consiglio Generale dell'Istituto procedeva all'istituzione di un Consiglio d'amministrazione per la nascente scuola in attesa della designazione dei rappresentanti della Regione, del Ministero e dell'USL di riferimento. Il 27 dicembre 1983, con delibera numero 8112, la Giunta Regionale del Lazio autorizzava l'Istituto Figlie di San Camillo ad istituire la scuola Padre Luigi Tezza con la limitazione però al solo svolgimento del corso triennale 1983-1987. Dopo vari confronti con gli organismi regionali e integrazione di documentazione, in data 15 gennaio 1985, con nuova delibera numero 33, a modifica e deroga della precedente, la Regione Lazio autorizzava finalmente la scuola a svolgere senza più limitazioni temporali corsi triennali per infermieri professionali. I primi esami di Stato si tennero il 26 e 27 giugno 1986. 30 allievi, con grande soddisfazione dei docenti, conseguirono brillantemente il diploma di infermiere professionale. Da allora e fino al tredicesimo corso 1996-1997 si sono diplomati 483 infermieri professionali che ormai sono sparsi sul territorio nazionale. Dal quindicesimo corso 1998-99, attraverso il collegamento in convenzione con l'Università di Tor Vergata prima e poi con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, ha avuto inizio il diploma universitario e nel 2000-2001 il primo corso di laurea. Ad oggi i laureati sono stati 835. Inoltre, tra gli anni 2004-2005, la scuola ha realizzato anche un corso per OSSO, nel quale si sono diplomati 30. Negli anni del 1988 al 1997 non sono mancati altri corsi, abilitazione a funzioni direttive con 46 diplomati e master di area critica con 5 diplomati. Attualmente sono in formazione 85 allievi universitari. Di tutto rendiamo grazie e gloria al datore di ogni bene. Ma la nostra gratitudine va anche alla carissima Madre Serafina Dalla Porta,
all'indimenticabile sottirenzia Pussola e a tutto il Consiglio Generale che in quel preciso momento storico ebbe l'intuizione e lanciò il progetto. Alle autorità regionali, ministeriali e sanitarie locali che permisero di concretizzarlo, a tutte le direttrici della scuola che si sono succedute in questi 40 anni, a partire dalla prima, Sor Teresina Candatil, che nonostante il suo impegno negli studi universitari di medicina, si assunse il peso delle fatiche iniziali. A tutti i docenti che si sono alternati nei diversi corsi, nonché a quanti in un modo e o in un altro, con la loro professionalità, hanno contribuito nel corso di questi 40 anni alla nascita della crescita della scuola e alla realizzazione del progetto iniziale. A questo punto non possiamo non ricordare in modo tutto particolare i compianti. Dottor Nazareno Ferrari, per anni presidente del consiglio di amministrazione e docente della scuola. Un applauso per te, qui. Il dottor Giovanni De Angelis, direttore sanitario per diversi anni dell'ospedale Madre Stefina Zanini, docente e consigliere di amministrazione della scuola. Il dottor Guido Farinaccio, membro regionale in seno al Consiglio di Amministrazione. I dottori Bruno Mariani, Domenico Di Virgilio, Erasmo Marollo, il professor Giorgio Zeri, tra i primi docenti della scuola, nonché la carissima madre Laura, per molti anni direttrice e docente della scuola. Tutti restano nel nostro grato ricordo e nella nostra preghiera. La nostra speranza rimane la stessa, che questa istituzione sia stata e continui ad esserlo in modo sempre più incisivo, formatrice di quelle 100 braccia della carità volute dal Santo Padre Camillo, con più cuore nelle mani, ma anche con grande preparazione e competenza nell'assistenza ai malati, moribondi, diseredati e comunque sofferenti di ieri come di oggi. Aggiungo che tanti docenti di tanti anni fa sono qui presenti, non faccio il nome ma alcune che stanno qui, veramente un applauso per tutti. Vi ringrazio dell'attenzione e benvenuti veramente a tutti gli ex studenti.